Raffaella Fico, ecco che fine ha fatto. Raffaella Fico, celebre showgirl italiana, divenne famosa partecipando all'ottava edizione del Grande Fratello. Ma oltre al suo successo in TV e come modella, ha spesso fatto parlare di sé per la sua vita privata, soprattutto per la relazione con il calciatore Mario Balotelli e la nascita della loro figlia Pia. Ma che fine ha fatto oggi l'ex concorrente del reality più amato dagli italiani? Nata a Cercola, in provincia di Napoli, il 29 gennaio 1988, Raffaella Fico è cresciuta in una famiglia semplice a Casalnuovo di Napoli, dove i suoi genitori gestivano una piccola bottega di frutta e verdura. Dopo aver completato gli studi al liceo socio-pedagogico, ha cominciato a sognare una carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo primo traguardo fu la vittoria al concorso di bellezza Miss Grand Prix nel 2007. Ma la vera notorietà arrivò l'anno successivo, con la partecipazione al Grande Fratello, che la rese un volto familiare al pubblico italiano. Anche se venne eliminata alla decima puntata, il suo carisma e fascino non passarono inosservati. Da quel momento, Raffaella non si è più fermata. Ha preso parte a numerosi programmi televisivi come Lucignolo e Colorado Café, oltre a posare per vari calendari, consolidando così la sua immagine di sex symbol. Nel corso degli anni, ha partecipato anche all'Isola dei Famosi e Tale e Quale Show, dimostrando di essere una showgirl versatile. Negli ultimi tempi, pur avendo diminuito le sue apparizioni televisive, continua a essere apprezzata dal pubblico e seguita dai media per la sua vita personale. Uno degli episodi più chiacchierati nella carriera di Raffaella fu quando, nel 2009, dichiarò di voler vendere la sua verginità al miglior offerente per 1 milione di euro. L'obiettivo, secondo la Fico, era utilizzare i soldi per acquistare una casa e finanziare i suoi studi di recitazione. La notizia fece scalpore e generò dibattiti accesi sia in Italia che all'estero. Sebbene non si sappia con certezza se quell'asta abbia mai avuto un seguito reale, questo episodio contribuì a plasmare la sua immagine pubblica, facendola restare al centro dell'attenzione. Altro capitolo importante della sua vita fu la relazione con Mario Balotelli, iniziata nel 2011 e segnata da alti e bassi. Dopo la fine della loro storia, nel luglio 2012, Raffaella annunciò di essere incinta. Balotelli inizialmente negò la paternità, richiedendo un test del DNA. La vicenda divenne presto uno degli argomenti preferiti del gossip italiano, tra scontri mediatici e legali. Pia nacque nel dicembre 2012, ma fu solo nel febbraio 2014 che Balotelli la riconobbe ufficialmente, dopo una lunga battaglia giudiziaria. Nel 2024, Raffaella è tornata sotto i riflettori grazie a nuove interviste, come quella con Caterina Balivo, dove ha condiviso le sue riflessioni sulla vita, il suo percorso di crescita personale e le sfide affrontate come madre. Pur non essendo più protagonista del gossip come in passato, ha saputo trovare un equilibrio tra carriera e vita privata, dimostrando che dietro la showgirl si nasconde una donna forte e determinata. Qual è la tua opinione su questa trasformazione? Lascia un commento. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.